Cari amici del punto, buonasera. Oggi riparleremo dei limiti di velocità. Perché? Perché la provincia di Firenze ha stampato questo depliant. Fiplissima ti presenta l'Autovelox Amico. Leggendo il depliant, che potete vedere, ci sono alcune cose. Dice, questo depliant non basta. Vogliamo raggiungere l'obiettivo del libro bianco della Commissione europea, dimezzare gli incidenti mortali entro il 2010. Per questo abbiamo scelto di fare qualcosa subito. I nostri ingegneri hanno analizzato tutti gli incidenti che si sono verificati negli ultimi 5 anni ed hanno individuato i punti pericolosi in cui, a causa della velocità eccessiva, questi incidenti si verificano con maggiore frequenza. Io continuo la battaglia che per limitare la velocità devono essere costruite auto che non superano la velocità consentita dalle norme e non permettere alle case automobilistiche di costruire macchine che vanno a velocità superiori a 130 km/h. In un altro punto mi ha fatto sorridere. Dice: se sei un utente della FIPLI, la Firenze Pisa Livorno, la cosa migliore che puoi fare è rispettare i limiti di velocità su tutto il percorso. Non è la cosa migliore che puoi fare. È la cosa che devi fare. Ma se a volte ti capita di correre un po', continua il depliant, qui trovi la carta dei punti pericolosi in cui abbiamo posizionato i nostri autovelox. Quindi gli autovelox servono per diminuire la velocità, far diminuire la velocità perché è un punto pericoloso o per risanare i bilanci dei comuni, delle province o della regione in cui c'è la statale, la FIPLI, percorre. Ecco, ma la cosa che mi ha fatto sorridere è: ma se a volte ti capita di correre un po'? No, non è che se a volte ti capita di correre un po', non devi correre. Per non correre ci vogliono auto che non superino 130 km/h. La mia battaglia per questo tipo di soluzione legislativa continua. Cari amici del punto, al prossimo punto.